Amici di Gilda TV, ci troviamo a Milano presso lo spazio Tadini per la presentazione del libro L'inganno del professor Antonio De Cristofaro. Professore, il suo personaggio in qualche modo indossa una maschera pirandelliana? Credo di sì, anche se io non ho pensato a Pirandello quando l'ho scritto. Qualcuno che l'ha letto ha fatto questo parallelo, io spero che sia degno di cotanto parallelo con questo grande autore, che io non sono neanche degno di, come dicevo prima, di porgere la penna. Però se qualcuno ha fatto questo riferimento, probabilmente qualcosa di Pirandello nel romanzo c'è, spero che effettivamente ci sia. Io certamente quando l'ho scritto non ho certamente pensato a Pirandello, questa è la realtà, la verità, pura e semplice. La famiglia che lei rappresenta e descrive all'interno del suo romanzo è lo specchio di una società in crisi di valori e fragile? Credo di sì, o almeno credo che sia più in crisi e più fragile di quando non lo fosse quando ero ragazzo io. Mia mamma e mia madre, mio padre e mio padre si amavano di un amore incondizionato, e io non avrei mai potuto immaginare che mia mamma avrebbe potuto lasciare mio padre, né mio padre avrebbe potuto lasciare mia madre. Cioè, mia mamma quando guardava negli occhi mio padre vedeva tutto, e idem la stessa cosa, c'erano altri valori. Quindi mia mamma e mio padre sono sposati in chiesa, cattolici, e mia mamma quindi seguiva sempre le funzioni, tanto che anche quando io ero ragazzo la domenica facevo da chierichetto, guai se mancavo. Mi alzavo alle 6 di mattina, la funzione c'era alle 6:30, io alle 6:30 di mattino ero in chiesa a servire la messa. Quindi questo per dire, i valori erano valori tradizionali, quindi la famiglia, l'amore, i figli, l'amicizia, e quindi queste cose ci sono state trasferite. Oggi che invece la società è più una società fluida, e una persona della mia età, della nostra età, della nostra generazione, fa fatica a riconoscersi. Credo che sia effettivamente più difficile oggi rispetto a ieri osseguire quei principi per i quali noi siamo stati allevati e cresciuti. Almeno questo è il mio modo di pensare. Come mai ha deciso di intitolarlo L'inganno? L'inganno perché il protagonista inganna fondamentalmente due persone. Prima inganna se stesso, e ingannando se stesso inganna la sua compagna, la moglie, e non solo inganna la moglie, ma inganna anche le altre relazioni che ha intessuto nella sua vita. Fondamentalmente lui nel libro si raccontano tre storie, quindi la prima volta con questa fidanzata Margherita, la seconda volta quindi la moglie, e poi la terza volta con questa donna bellissima Grazia, e l'ultima volta è la volta in cui lui quindi è arrivato alla sopportazione finale e indeciso se tra dare andare fino in fondo e quindi rompere il matrimonio definitivamente, perché secondo lui nel momento in cui lui avesse soggiaciuto con un'altra donna, per lui il matrimonio si sarebbe sciolto, si sarebbe annullato, avrebbe chiesto, non si dice espressamente nel romanzo, ma vuol dire che poi avrebbe lasciato la moglie. Io lascio invece la cosa un po' indefinita, come mi piace sempre finire i miei romanzi, lascio al lettore interpretare come vuole lui la fine che è più adatto al suo modo di pensare. La donna in questo suo romanzo ha un ruolo secondario? No, io credo anzi che la donna ha un ruolo primario, sia come la madre del protagonista Sandro, sia la prima fidanzata, sia la moglie, sia la sorella, perché io racconto anche della sorella, e sia anche questa probabile amante che poi non si rivela tale, e anche l'ultima storia. Insomma, la donna è quello che fa cadere la maschera, fa rendere conto a Sandro che lui fino a quel momento ha indossato la maschera, e il momento che a metà della sua vita questa maschera lui quindi riconosca che ha ingannato se stesso e gli altri, che quindi finisca per essere il Sandro che vuole veramente essere. Quindi dovrebbe gettare la maschera e affrontare il mare, il mare aperto, senza questa maschera che ha indossato di padre e di marito integerrimo, di professionista onesto e sempre pronto a spendersi per gli altri. Quindi credo che la donna serve al protagonista proprio per togliersi la maschera. Un motivo per invitare il lettore a leggere il suo libro?
Ma il motivo è quello di ritrovare, secondo me, nella storia una storia vera in cui tutti si possono riconoscere. Ovviamente è una storia per persone normali, non racconta la storia di persone famose, né un attore, né un capitano d'industria, né diciamo un manager, né uno sportivo famoso. È una storia in cui, secondo me, parecchi maschi, ma anche femmine, si possono senz'altro riconoscere. Mi piacerebbe che qualcuno mi dicesse: Antonio, hai scritto una storia molto verosimile, al di là della parte romanzata che ovviamente in un romanzo c'è sempre. Grazie professore. Grazie a voi. Da Gilda TV è tutto, arrivederci.